Una risposta soprattutto per dare sicurezza agli anziani che vivono di pensione e che si trovano in una situazione di minorata capacità fisica anche nella difesa contro azioni di questo tipo. L'episodio criminoso dal quale ha preso avvio l'attività riguarda il giugno del 2015, attività iniziata dalla quarta sezione e conclusasi sostanzialmente con l'ultimo episodio che noi abbiamo scoperto e che riguarda aprile 2016.